Ciao. Che bello, hai visto i regali sotto l'albero? Guarda, guarda, anche peluche. Guarda, Giusti, tantissimi. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. No, aspetta. Giusti. La farina l'hai persa. Giusti, come l'ha perso? Ce l'aveva? Uno. Avanti via, avanti via. Oh, guarda! Madonna, che paura! Che belli, hai visto? Dino, guarda questo, Giusti, il trenino di legno. Questo è bello, vero? Vi, ecco i letti che voglio prendergli. Vi, vieni a vedere, Justin. Ecco qua, tipo così li voglio prendere. O così. Adesso vediamo, diamo un'occhiata. Fai la foto qua in questa cameretta. Guarda che piccolo. Ma è bellissima questa cameretta, Justin! Guarda! Fai la foto tu! Eh? L'hai fatta! Bravissimo! Ma tu guardati lo specchio lì! Bravo! Hai visto che bella! Fammi vedere! Bene, pia! Calmati! Hai visto! Wow, anche le foto adesso sai fare! Un'altra? Guarda. Va bene, andiamo avanti, dai. È un youtuber anche lui, è un youtuber. Dai, andiamo. Giusti, cosa ti sei comprato? Cosa ti sei comprato? Il tappeto? Nuovo. Il tappeto nuovo? Sì, quello che salti, coi piedi. Ciao, oh, Justin. Cosa mangi? Hot dog di pollo? Ciao. Justin, guardami. Bene, abbiamo terminato il nostro giro, abbiamo mangiato, vero? Justin, cosa mangerà tu? La ciambella, madonna mia! E adesso si va a casuccia. Dopo domani sicuramente vi mostro cosa ho acquistato, ma due cavolate ho preso.
Vero Giusti, cosa abbiamo preso? Il tappeto, quello che salti. Va bene. Ciao. Rieccomi ragazzi, siamo il giorno seguente di quello che stavate già guardando. Sono appena tornata a casa. Ho portato stamattina Justin all'asilo. Poi sono passata in un negozietto dei cinesi a cambiare due cosine che avevo preso che non mi andavano bene, e all'occasione ho preso anche altre cosine in più. E sono passata anche, oddio, faccio girare la testa, all'Eurospin a fare un pochino di spesa. Bene, adesso ragazzi, ieri siamo stati a IKEA, che si trova a Padova, qui dove abito io, e perché comunque siamo stati verso Padova per fare la visita di controllo di mio figlio Justin, che chi già ci segue e sa i problemi di salute che ha avuto il mio piccolo guerriero, come lo chiamo io. E quindi ragazzi, aspettate che mi siedo che sono distrutta, e quindi ci trovavamo verso Padova, e dopo l'ospedale, che grazie a Dio anche questa volta è andato tutto bene, e ringrazio tantissimo Dio per questa cosa, tantissimo, e quindi ci siamo fatti un giretto a IKEA, che si trova vicino all'ospedale. Non abbiamo comprato tantissime cose perché comunque eravamo così di passaggio, era anche già tardi, siamo arrivati lì verso le 6. E niente, adesso giro la telecamera, che già ieri vi ho detto che abbiamo preso queste cosine, ve li mostro, e dopodiché non so cosa verrà a fare in questo vlog. Continuate a guardare questo video, arrivo! Allora ragazzi, ieri a IKEA ho preso questi asciugamani. Praticamente sono asciugamani misura 30x50, all'interno ne trovate due, e l'ho pagato solamente 2 euro. L'ho presa rosa e beige, e poi ho preso quella un po' più grandina, 50x100, a 3 euro. E ho preso queste due colorazioni. Poi ho preso questo lenzuolo con gli angoli per il letto di mia figlia, 90x2x16 cm, a solamente 3 euro. Questo è il modello. E niente, vedremo come sarà. E poi vi dicevo che praticamente già si è voluto un tappeto, che adesso, oddio, scusate la dislessia, ve lo mostro. Eccoci, ci troviamo in salotto, zona giochi, potete vedere, esaurimento in persona. Allora, aspettate che sposto questo cesto. Questo è il tappeto che avevo voluto Justin, che praticamente questo è il giochino, quello che si salta coi piedini. Adesso non mi ricordo come si chiama sto gioco, ragazzi, magari scrivetemelo sotto nei commenti, che me lo sono dimenticata. E niente, l'ho pagato 20 euro ed è fatto così. Bello morbidoso, e c'è il numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e questo è il modello. L'ho lasciata l'etichetta perché volevo farvelo vedere. Questo è il modello, 1 metro per 1,60 ed è costato 20 euro. Dopo la stacco questa perché è enorme, Dio mio. Va bene, questi sono stati i nostri acquisti a IKEA. E qua c'è uno stendino in mezzo, le balle, vabbè. Come avete visto, dopodiché abbiamo mangiato lì a IKEA, perché già erano le 6:30 inoltrate, e abbiamo mangiato i Your Dog, quelli vegani, che costano solamente 50 centesimi all'uno. E hanno la cipolla fritta e un'altra cosa che non mi ricordo, vabbè. E poi anche a Justin abbiamo preso quello di pollo, l'ordago di pollo, delle patatine, un fritto misto. Insomma, abbiamo speso 12 euro e due bibite, quelle alla spina che costano 1 euro. E abbiamo speso 12 euro, abbiamo mangiato in 3 persone, perfetto. E niente ragazzi, se andate che approvatelo questo ordago vegano, perché è veramente squisito. Non l'avevo mai provato e sono rimasta veramente contenta. Bene ragazzi, adesso
Facciamo una cosina, vi mostro anche le cosine che ho acquistato a questo cinese che sono stata e poi vedremo se riesco a fare anche lo svuota la spesa della spesa che ho preso all'Eurospin. Va bene? Continuate a guardare questo video. Arrivo. Quel bustone, ragazzi, madonna, pieno, l'ho messo sul tavolo, oddio, lo appoggio perché il sacchetto è nuovissimo, l'ho acquistato prima, quindi lo appoggio dopo ho disinfetto tutto. Ho un delirio in casa, ragazzi, perché praticamente sono uscita stamattina e non sono, sono tornata adesso, non ho fatto niente. Allora, ho messo un po' di cose anche qua nei sacchetti del cinese, che non mi stava tutto nella busta. Adesso tiriamo fuori tutto, fuori queste cose dell'Eurospin, e partiamo prima con le cosine del cinese, e dopo vi mostro la spesuccia, velocemente, velocemente. Oddio, faccio guai sempre. Boh, non c'è più niente, non c'è più niente. Madonna mia, quanto pesa la roba. Comunque, ragazzi, non so, oddio, non so se voi avete fatto già l'albero di Natale, ma io sono in preparazione. Sicuramente a fine mese lo farò, o il primo di dicembre, vediamo. E poi vi aggiornerò, faremo un vlog sicuramente mentre farò il video. Bene, partiamo con le cosine. Allora, ragazzi, eccomi, sono avvolta dalla spesa, da queste cose che ho preso sto cinese, però vabbè, fa niente. Allora, ragazzi, ho preso questo nastro fatto così con i brillantini, solamente a 1,50 euro, perché quest'anno faremo l'albero di Natale col blu e l'argento, perché già si è deciso che vuole il blu. Io l'anno scorso l'ho fatto argento, rosa antico e turchese, però quest'anno, vabbè, cambierò solamente le palline turchesi e lascerò tutto il resto, quello che ho. E quindi ho preso questo nastro perché non so se quando andrò a fare il fiocco, non lo so, però nell'alternativa ho acquistato anche questo fiocco già fatto, sempre a 1,50 euro, per metterlo vicino alla punta. Poi ho preso questi quadretti carinissimi, ragazzi. Non so se rende nel video, tipo i brillantini, solamente a 2,50 euro. La misura è 10x15. L'ho preso un oro e un argento. Li avvicino. C'erano anche varie misure, più grandi anche. Poi ho preso solamente per 4,90 euro questo tappetino qua rotondo così per il bagno. Mi sto innamorando di questo effetto beige color legno, mi sto proprio innamorando, ragazzi. E poi questo qua l'ho abbinato io, non so se erano della stessa linea, però non erano vicini. Questo qua ho pagato 5,90 euro, è una striscetta, sempre per il bagno. Poi ho preso questo cosino che andrà sull'albero di Natale, che ne ho acquistati altri, però non so come mai quella volta mi sono fatta i conti sbagliati, me ne mancava uno e adesso ve lo mostro, eccolo qua. È un ciondolino così, oddio, con Swarovski e questi pendolanti qua, troppo bello. Io praticamente ne ho acquistati 6, mi pare, ma me ne servivano 7. E gli altri che ho acquistato hanno la forma qua a cuore. Adesso magari dopo vi faccio vedere come sono fatti gli altri. Però col cuore erano terminati e quindi ho preso questo qua col cerchio. E questi li ho comprati perché io ho l'abitudine di fare che ogni anno metto una pallina nuova, qualcosa di nuovo nell'albero, che è dedicato ai miei figli e ai miei nipoti. Adesso anche la mia nipotina Evelyn, la figlia di mio fratello, e quindi metto sempre queste palline nuove per loro. E anche per la mia bambina che l'ho persa, ragazzi, al sesto mese di gravidanza. Di solito prendo sempre una pallina fatta magari a forma di angioletto e quant'altro, ecco. E niente, e me ne mancava una, non so come mai, mi sono fatta i conti sbagliati. Vabbè, io ho due nipoti dalla parte di mio marito, che si chiamano Joelle e Jeremy. Un bacio grande, la zia vi saluta perché so che si guardano sempre i miei video. E dopo adesso la mia nipotina più piccolina dalla parte di mio fratello che si chiama Evelyn, adesso ha fatto da poco 5 mesi. E poi i miei due figli e la bambina che ho perso, era una femminuccia al sesto mese di gravidanza.
È stata una bella batosta anche quella, ragazzi, però che si fa? Si va avanti. E poi, come vi dicevo, adesso siamo stati a controllo per Giassi e sono felicissima che sta bene. E niente, si va avanti. Bene, continuiamo con gli acquisti. Ho preso questo buffetto qua, gnomo, scusate, gnometto. E fatto così, ragazzi, guardatelo, che carino, che carino. E l'ho pagato 11,90 euro, raga. Io stavo guardando in giro, e costano 17, 18, 16, cioè 11,90 euro, è stato un affarone. È veramente carino. E poi, come non mai, mi sono acquistata delle cosine da vestire. Allora, ho preso questa maglia, oddio, piena di pelacchi, perché no, questa maglia così nera, adesso vediamo se si vede, fatta così, vedete, che viene tipo di lato, e qua tipo il raso, il collo in raso che va giù così, è tipo elegante sportiva, l'ho pagata solamente 7 euro, ragazzi, cioè la lasciavo lì secondo voi? No, impossibile. Va bene, e dopo solamente per 10 euro ho preso questo altro maglioncino carinissimo, carinissimo, guardate, c'è anche scritto 10 euro, e fatto così, bello lungo, caldo, oscuro, mostro, col cappuccio, c'è anche il cappuccio, e le palline qua davanti. Bellissimo, top, lo adoro. 10 euro, un affare, perché in giro li trovo 22, 20, 21, cioè ho avuto culo, come dico io, scusate la parola. Va bene, comunque ragazzi, questi sono stati gli acquisti fatti ai cinesi, che sono andata a cambiare un reggiseno che mi ero presa, che però vabbè qua, ahimè, siamo messi male, e quindi l'ho dovuto cambiare perché mi andava grandissimo. E poi cosa ho cambiato? Delle gommine che aveva preso mio marito che non gli servivano, e le ho cambiate. Adesso vado a prendere le altre palline, così ve li mostro al volo e vediamo se riusciamo a fare sto svuota la spesa. Va bene, ragazzi? Baci, arrivo. Rieccomi, postazione ripresa. Allora, ragazzi, le altre palline, se si può dire così, ciondoli, sono questi qua. Vedete che ha il cuoricino questo. E praticamente ne ho presi uno per ogni, uno per mia figlia, uno per mio figlio, uno per mio nipote Joel, uno per mio nipote Jeremy, uno per Evelyn. Ah, e mi mancava praticamente mio fratello, quello più piccolino, Joele, che si chiama Joele, lui non Joel, come mio nipote. E quindi, vabbè, ho preso questa, la pallina che devo fare, non c'erano più cuoricini, metterò magari questo così e tutto il resto intorno. E questo qua è un angioletto, vedete, fatto sempre così, tipo finto cristallo. Un angioletto che è la mia piccolina volata in cielo, che ci protegge sempre. Eccola qua. Ecco, ogni anno questa mania di cambiare queste palline dedicate a loro. Poi avevo preso l'altra volta, che mi va di mostrarveli, queste mini renne. Guardate che carine, si possono mettere sull'albero anche, no? E, a 1,50 euro tutte e tre. E poi la punta dell'albero, che non mi ricordo quanto l'ho pagata, ragazzi, ho preso questa qua, quindi secondo me ci sta da dire il fiocco così, e o il nastrino farò, non lo so, dovrò valutare. Abbiamo preso anche l'albero di Natale nuovo quest'anno, perché io avevo un albero di Natale di 1,80 m bianco con dei brillantini, fatto un po' una forma strana, e un po' tipo duretto, e si fa fatica a agganciare le palline in quell'albero, quindi io ho detto a mio marito, dobbiamo assolutamente cambiarlo, e lo voglio anche più grande. Infatti abbiamo preso 2,10 m, e abbiamo preso verde con l'effetto neve, bellissimo ragazzi, vedrete nei miei prossimi video quando poi lo faremo. Bene raga, adesso metto in ordine un pochino,
tiro fuori tutta la spesa e vi mostro la spesa, ok? Arrivo di nuovo. Allora ragazzi, eccomi, modalità Befana, sono senza trucco, sono full, proprio full. Ormai questa frase full è famosa nel mio canale. Allora ragazzi, nel frattempo mi sono fatta anche un caffettino perché ne avevo proprio bisogno, mi stavo addormentando. Sono già le 11:30 del mattino. E niente, adesso giro la telecamera e vi mostro le cosine così al volo, perché anche non mi ricordo i prezzi, ragazzi, magari vi lascerò a fine video lo scontrino, va bene? Intanto comunque ho speso 63,05 euro. Arrivo a mostrarvi la spesuccia. Arrivo. Ragazzi, questa è la panoramica, guardate il delirio, va bene? Questo è il totale che ho speso. E partiamo con la roba surgelata, così la metto subito via. Ho preso questo soffritto che mi trovo molto bene, con un misto di verdure tritate della Delizia del Sole. Poi Delizia del Sole, queste crocchette di patate al forno, cioè da forno, scusate, ma io li voglio andare a fare nella friggitrice ad aria. Poi ho preso questa mozzarella della Pascoli Italiani. Di solito io la mozzarella la prendo al Lidl, ragazzi, però era in offerta 2 euro e qualcosa e allora l'ho presa. Poi spinaci porzionati sempre della Delizia del Sole. Delizie, scusate, delizie. E poi dopo mi scrivete sotto i commenti: delizie, no, delizia. E i broccoli a rosette, sempre della Delizia del Sole. Ok raga, questi sono i surgelati. Adesso stacco un attimino il video, li metto a posto e partiamo con il resto. Delirio. Rieccomi raga, ovviamente la mozzarella non l'ho messa nel freezer, l'ho messa in frigo. E partiamo con la roba da frigo, così continuo a mettere la roba in frigo. Allora ho preso queste fettine di provola dolce della marca Land, non so come si pronuncia. Una busta di salame Milano, io con questi affettati mi trovo da Dio ragazzi, della Bottega del Gusto. E poi 1, 2, 3, 4, 5 confezioni di prosciutto crudo, perché era in offerta, invece di 1,69 euro credo, 1,19 euro. Però poi vi lascio lo scontrino raga. Poi ho preso una sfoglia, questa qua tonda, della marca Tre Mulini, che voglio andarla a fare con le patate, lo speck e la provola, questa qui. Poi due pacchettini di grana grattugiato qua. E poi ho preso una panna, questa qua della Land. Ne ho altre, quindi ne ho preso solo una. Ecco che cade tutto. Questi views di pollo e tacchino senza glutine, e erano anche questi in sconto. Qua sono caduti gli altri, questi piccolini. Queste sono di pollo suino e tacchino, eccoli qua, credo 45 centesimi. Poi cosa ho preso? Ecco, ho preso questi e yogurt qua alla fragola con confetti al cioccolato, tipo smarts come si dice, e ne ho presi 3, 1, 2, 3. Ecco qua. Poi cosa c'è da frigo? Ho preso questa confezione che era in offerta speciale di fusi di pollo, ce ne sono all'interno 6, a 2,24 euro. Anche questi raga li faccio un po' marinati con le sue spezie e li faccio nella friggitrice ad aria e viene stupendo. Poi ho preso il macinato per ragù, sempre questo in offerta, 2 euro e qualcosa. E mi trovo benissimo con questo macinato dell'Eurospin per il ragù, ma anche per fare le polpettine, ragazzi, mi trovo da Dio. E poi ho preso le uova fresche della Delizia del Sole, anche questi erano in offerta. 3 peperoni, la confezione così, in offerta anche questi. Le clementine qua, speriamo siano buone, qua vedo uno andato, no, è macchiato. E anche questo in offerta, un po' di banane, il pomodoro concentrato, una scatola di tonno all'olio vegetale, un po' di pane, questo qua, 1,16 euro. Le nostre solite piadine
alla romagnola, alla riminese. Questi qua li trovate in frigo, ragazzi. E il mio riso qua della Parboleide, della Delizia del Sole. Ho preso questi dischetti struccanti della Fior di Magnolia. Questi praticamente barretta, gli arachidi, mandorle, semi e miele, ragazzi, provateli che sono spettacolari, dell'Adolciando. E c'è il 41% di frutta secca, è veramente buonissima. Li trovo io sempre vicino alla cassa, 1,39 €. Poi cosa ho preso? Andiamo veloce, se no il video dura 20 anni. Queste pipe rigate della Tremolini, non adoro la pasta questa qua della Tremolini, però vabbè, le pipe sì. Poi ho preso le linguine, pasta di Gragnano, questa la adoro invece, di questa marca, cioè Tremolini, però questo qua della pasta di Gragnano li adoro, quelle no. E niente raga, erano in offerta queste confezioni, quindi ho preso le linguine, le casarecce, due pacchi, e i rigatoni grandi. Poi andiamo avanti, due dentifrici, questi qua della White Fresh, uno blu e uno verde. Questo è sbiancante e quello è anticarie. Dopo ho preso i bastoncini cotonati, oddio, vedete che spacco tutto, della marca Near. Poi ho preso questi qua che sono una novità per me, della Delizia del Sole, i pesti al carciofi e noci, vedremo come sarà. E questo qua ricotta e tartufo, chissà come sarà, andrò a fare la pasta un giorno, poi vi farò sapere. Questo latte parzialmente scremato della Pascoli Italiani, io compro sempre questo latte. Le mie capsule, queste qua compatibili con la macchinetta Lavazza a modo mio, li pago 4,99 €, intenso ragazzi, e sono le capsule biodegradabili, quindi top. Poi i miei soliti salva slip, proteggi slip come si dice, ripiegati, Fior di Magnolia, ce ne sono all'interno 40 e mi trovo da Dio, ne ho prese due confezioni. I piselli fini della Delizia del Sole, i fagiolini fini e i fagioli borlotti. Questa è stata tutta la mia spesuccia, raga. Ecco qua. Adesso, se trovo lo scontrino, che non so dove è finito, ah, eccolo qua, ve lo mostro, vi faccio una panoramica. Ecco qua, le clementine 1,49 €. Questa è la panoramica, il crudo 1,19 €, vedete? E questo qua è tutto quanto. Bene raga, questa è stata la mia spesuccia, adesso giro la telecamera, vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Eccomi ragazzi, sono passata a salutarvi perché mi fa sempre piacere salutarvi. E ricordarvi di non dimenticarvi che l'impossibile può diventare possibile. Io spero sempre di tenervi compagnia, di strapparvi delle idee, di farvi sorridere. E voi a me tenete sempre tantissima compagnia e mi regalate tantissime gioie con i bellissimi commenti che mi scrivete sotto nei miei video. E raga, vi prometto di essere un po' più presente. Però, insomma, ve lo prometto e spero di riuscire a mantenere questa cosa. Ok, raga? Baci baci e al prossimo video vlog della mia vita reale. Ciao, vi voglio bene!